Benvenuti a tutti da Nonna Stefania, secondo video della serie Companion Touch. In questo momento la macchina è in stand-by, quindi display spento, è comunque accesa dall'interruttore e quando è in stand-by mostra soltanto accese queste piccole quattro icone per annullare l'operazione, la bilancia, per vedere dei video, questa è una funzione che devo ancora diciamo studiare, e per configurazione, cioè vi appare in determinate situazioni, ci cliccate sopra, è un po', se siete abituati a usare il computer, il click sul con il tasto destro per chi usa Windows, o pressione prolungata se usate un tablet normalmente. Lo vado a riaccendere, in questo video vi faccio vedere una panoramica di quello che c'è sul display. Questa è la schermata che vi appare sia che lo accendiate dall'interruttore sia che lo togliate dallo standby. Qui fa vedere che deve ricollegarsi il wifi, quindi quando è in standby è scollegato dalla rete. Attenzione, una cosa che non vi ho detto ieri, se ovviamente è spento o in standby e cercate di interagire con il cellulare e l'app, ovviamente non riuscite a parlarci perché lui è dormiente. Nel frattempo si è collegato alla rete e si è attivata l'iconcina del wifi. Ieri non ve l'ho fatto vedere, allora questo è il tasto per collegare la bilancia, quindi la accendiamo, pigiamo il suo tastino, li lasciamo dialogare qualche secondo e si collegano fra di loro. Quando la bilancia è collegata vi compare anche il simbolo del Bluetooth, quindi Bluetooth e Wi-Fi attivi. Ieri vi parlavo anche dell'icona La mia prima ricetta, non so com'è stamattina, se l'hai recuperato da solo, quindi questo per me è un piccolo mistero, ma vedremo poi di investigare. Vediamo che cosa c'è sul display, oltre ai due simboli, l'invito che cosa cuciniamo oggi, c'è sia una lente per fare la ricerca e qui potete inserire il nome di quello che state cercando, facciamo un esempio. Allora, già abbiate pazienza, ma queste sono le mie mani. Vabbè, fra mezz'ora il video è pronto. Fagioli. Diamo l'ok. Qui abbiamo o la possibilità di lanciare la ricerca pura, cioè solo la parola, oppure di andare a di inserire tutta una serie di filtri. Per esempio il tipo di portata che deve contenere come ingrediente i fagiolini, la durata della ricetta e anche in quale archivio, chiamiamolo così, andare a cercare. Quindi se su tutto, se fra le ricette rilasciate da tutte le persone che le inseriscono sull'app o solo le ricette che sono state inserite da Moulinex. In questo caso ne facciamo una ricerca pura solo con la parola fagiolini, quindi premiamo il tasto ricerca. Qui come vedete ci sta ragionando sopra, io ho scelto fagiolini perché casualmente vi apre una mia ricetta. È l'unica in realtà che ho caricato. Non vi faccio vedere il dettaglio dell'esecuzione della ricetta perché questo ve lo faccio in un altro video. Torniamo al menu principale. Oltre appunto alla ricerca e alla proposta che ci fa della prima ricetta, che è quella del purè, possiamo appunto fare la ricerca sul ricettario ed è praticamente la stessa funzione che abbiamo con la lente, solo che qui vi fa vedere praticamente dalle ultime ricette ad andare indietro. Se avete pazienza potete scorrervi 1400 e passa ricette, se uno non ha niente da fare, perché no. Poi i miei quaderni, questa è una funzione che attivate dall'app, vi potete creare delle proprio dei quadernetti di ricette, per cui vi potreste per esempio creare un quaderno chiamandolo primi e mettete tutti i primi che preferite, secondi, contorni, eccetera. Oppure se siete dei virtuosi dell'app potete crearvi anche dei menu settimanali. Lì è tutto, dipende tutto da quanta voglia avete di spippolare col cellulare o con il tablet. Programmi.
questi sono proprio i programmi preimpostati che per chi ha un Companion non touch trova sui vari pulsanti che sono sulla parte, diciamo, di pulsantiera. Sono 4 per chi ha un iCompanion, sono 6 per chi ha un Companion, più i vari sottoprogrammi. In questo caso trovate programma salse, zuppe, cottura lenta che sarebbe lo slow cook, a vapore, questo sarebbe pastry e non dessert. Sto ancora aspettando l'aggiornamento del software, arriverà o non arriverà, speriamo arrivi. Dessert, poi avete in più i programmi per riscaldare quello che avete già cucinato e il programma risciacquo, questo ve l'ho fatto anche vedere ieri nel video. Quindi queste le impostate esattamente come se steste lavorando su una tastiera normale. Nel programma zuppe, qui avete 2 versioni, P1, zuppa vellutata, P2, zuppa densa. Dopodiché, come fate esattamente sul modello XL o sul modello ancora precedente, quindi non connesso, potete variare nei parametri della tipo di cottura, la temperatura e il tempo. Utilizzate molto semplicemente i pulsantini più o meno. Ora, per esempio, il programma zuppe è molto limitato per quel che riguarda la temperatura, per cui, come dico sempre, se volete spaziare mettetelo in modalità manuale. È un po' un controsenso, però è l'unico modo che avete per poter cambiare i parametri tutti i parametri a vostro piacimento. Fermo restando che se sapete che volete fare una vellutata vi conviene utilizzare il suo programma, perché fate prima di impostarlo. Quindi salse, zuppe, cottura lenta, questo è lo slow cook o il mijoté a seconda della macchina che avete. Anche qui abbiamo i 3 programmi, quindi P1 per rosolare, 130 gradi 5 minuti, la cottura lenta 95 gradi 45 minuti, la classica cottura per fare per esempio delle verdure stufate, e il P3 che normalmente viene usato per il risotto. Poi a vapore, allora non lasciatevi ingannare dal fatto che qui vi scriva 100 sia per il P1 che per il P2. Perché vi scrive 100? Perché l'acqua bolle a 100 gradi. Quindi se scrivessero 120 ci sarebbe un discorso di è un controsenso fisico, definiamolo così. In realtà, se utilizzate il P2, la temperatura che viene impostata è 120. Poi, se non vi fidate, potete sempre a quel punto impostare manualmente il discorso di 0 velocità, 120 gradi per il tempo necessario. Vi ricordo sempre che per far arrivare la generazione del vapore ci vogliono circa 7 minuti quando avete dentro la pentola 700 ml di acqua. Quindi, quando gestite una ricetta per una vaporiera normale, calcolateci sempre in più quei 7 minuti che vi servono per far arrivare il vapore a livello di cottura. Poi, questo abbiamo detto è pastry, anche qui ci sono 3 programmi, P1 che è quello che si usa per gli impasti veloci e a media idratazione, poi l'impasto brioche. In realtà personalmente io preferisco farlo lavorare a mano, se avete visto i miei video sapete che difficilmente utilizzo il programma base in questo caso, e P3 per impastare le torte. Il programma dessert è unico ed è quello che vi permette di fare una cottura per esempio di una crema. Non vi ho fatto vedere all'inizio il programma salse, ma anche questo è unico e vi dà le impostazioni per creare varie salse, tra cui per esempio anche una besciamella, però 70 gradi è poco, quindi vi conviene eventualmente lavorare a una temperatura più alta. Queste sono proprio le classiche salse francesi, noi italiani le usiamo magari poco. In Francia, se non gli mettevano questo programma, probabilmente partiva la seconda rivoluzione francese. Allora, poi come dicevo, programma riscaldamento, anche qui potete comunque variare la velocità, comunque non ve la lascia andare
a diciamo velocità 1, mi parte da velocità 2. La temperatura, anche questa, fino entro dei parametri li potete variare, come potete vedere, e anche il tempo ovviamente lo potete cambiare. Una cosa vi ricordo: se non vi torna o un tempo è troppo alto per un programma, ricordatevi che quando il programma è stato attivato normalmente potete poi modificarlo a mano. Ora non so se si può fare anche con lui, suppongo di sì, sarà una delle prove che faremo. Infine, per chi non ha guardato l'altro video, male, iscrivetevi alla campanella così vi arrivano le notifiche dei nuovi video. C'è il programma per fare la pulizia. Qui addirittura ve lo gestisce proprio come se fosse una ricetta. Mi è stato subito chiesto, ma posso farlo andare in modalità manuale? Certamente. Eccoci qua, qui variate come volete la velocità all'interno dei parametri di lavoro del Companion, quindi arrivate nel caso del touch fino a velocità 13, che equivale al pulse. Potete impostare, ora qui mi si fermerà a 130 gradi ovviamente, oppure anzi mi va avanti ma mi blocca, anzi mi sblocca e mi rimette a zero la velocità. Chi ha un Companion XL sa che sopra i 130 gradi si può arrivare fino a 150. Si può fare, ma si cucina senza coperchio e a lame ferme. Il tempo, allora, se siete a 150 gradi vi si fermerà a 20 minuti. Vediamo un attimo se switcha. Si ferma semplicemente. Se portate giù la temperatura vi va avanti fino a un'ora in questo caso. E non oltre, come potete vedere. Se scendiamo sotto i 100 possiamo arrivare tranquillamente fino alle 2 ore. Vi faccio vedere che non va oltre le 2 ore, proprio perché avevo trovato sul gruppo una persona che aveva scritto che può lavorare fino a 4 ore e mezza. Mi dispiace, no, è un'indicazione sbagliata quella che è stata scritta. I parametri di funzionamento sono esattamente gli stessi di un Companion XL. Allora, poi c'è nel mio frigo. Nel mio frigo vi permette di scegliere due ingredienti, cioè voi aprite il vostro frigorifero e vedete che avete comprato per errore 2 kg di peperoni, che sono lì che vi stanno occhieggiando e riempiendo il cassetto delle verdure, e magari per errore avete acquistato anche delle zucchine. Mettete, fate una ricerca con gli ingredienti scrivendo peperoni, zucchine. Non ve lo faccio vedere, non perché non mi fido del touch, perché ragazzi, io per farvi video, qui fa un caldo terrificante, spengo il climatizzatore che sennò soffia dentro alla telecamera. Quindi sono qua, no, voi non mi vedete, ma vi giuro che sto grondando sudore. Scusate il dettaglio poco carino, ma è per farvi capire che se non vi faccio vedere tutto è perché sto letteralmente squagliando. Comunque è una funzione carina che vi permette di avere dei suggerimenti quando non sapete cosa cucinare e avete magari qualcosa che è rimasto in frigorifero per un po'. Chiaramente lo chiamano frigo, ma se voi mettete pasta e fagioli, perché avete una scatoletta di fagioli e della pasta, vi funziona ugualmente e non va solo con i prodotti da frigo. Poi impostazioni. Allora, qui potete eventualmente impostare più di una rete wifi. Come potete vedere, io sono in una zona che è ben coperta anche dalla rete dei vicini. Quindi potete abilitare e disabilitare, per esempio, inutile tenere il wifi acceso se non avete una connessione e lo state utilizzando in modalità disconnessa. Questa è l'opzione che vi permette di collegare l'account in maniera da avere quello che avete sull'app collegato e sincronizzato con il touch. I miei accessori serve semplicemente per dirgli se avete o meno la bilancia connessa. Noi l'abbiamo già collegata prima. Non è detto che questo menu, i miei accessori, un domani se ci saranno altri accessori magari non ne comprenda altri. La gestione dei cookie ve l'ho già fatta vedere ieri, vi serve solo per dare delle autorizzazioni che conviene dare, perché non è che vengano
utilizzati dati personali particolari. Poi eventualmente, casomai vi conviene limitare il tutto sull'app e non sul touch. Almeno io mi sono regolata in questa maniera. Il mio apparecchio, allora, due cose da far vedere. La prima, 3.7.82, suppongo che sia la versione del software. Sto investigando, ho già mandato un paio di mail direttamente a Moulinex Francia, vediamo che cosa mi rispondono. A voi, in linea di massima, questo discorso non ve ne fregherà nulla, sono io che sono una smanettona spippolona, per cui queste cose le devo sapere tutte per mia soddisfazione personale. E aggiungerei del cameraman, che sicuramente è curioso come me. Annuisce almeno? Annuisce, ok. Allora, qui potete fare un minimo di configurazione per quelli che sono i comportamenti del touch, ovvero potete farlo zittirlo del tutto, utile se magari cucinate alle 3 del mattino, che non vi faccia il bip bip finale. La luminosità, io adesso qui l'ho messa al massimo, vi faccio vedere che si abbassa. Normalmente la tengo a 2 io, per i video ve la metto a 3 perché così è più scintillante, sfavillante, lo vedete meglio. Qui potete selezionare la lingua. Attenzione, se cambiate lingua, oltre ad avere accesso ad altre ricette, lui vi fa un soft reset, in gergo lo chiamiamo così, ovvero vi dovete riconfigurare praticamente tutto perché lui si resetta da capo. Ragion per cui, se non vi è strettamente necessario, mettetelo nella lingua in cui vi fa più comodo, perché non è detto che sia l'italiano, ci sarà magari qualcuno che ci segue dalla Francia o dalla Svizzera o da altri paesi, così almeno vedo dalle statistiche, quindi... Per cui scegliete la vostra lingua e se non è necessario non cambiatela più, oppure mettete in conto che dovete fare la configurazione, sono 2 minuti secchi, non è che ci mettete un secolo, però consideratelo perché andate a perdere anche eventualmente quello che avevate come personalizzazioni di ricette se non avete collegato l'app, se no se le recupera dall'app e andate tranquilli. Il fuso orario, anche questo ve l'ho fatto vedere ieri. Io l'ho impostato su UTC più 2, così all'orario corretto. No, non switcha da solo, non sono sicura che quando passiamo all'ora solare comunque non farà lo switch da solo, quindi ricordatevi, se volete avere corrispondenza con l'orario che poi vedete anche sull'app, di fare il cambiamento a mano. Infine potete fare il ripristino, ovvero potete riportarlo alla configurazione di fabbrica ed è come se vi cambiaste la lingua. Probabilmente non cambia niente da questo punto di vista, non ci ho spippolato abbastanza da potervi dire se cambia qualcosa. Allora, aiuto e tutorial, vi dà un codice, un QR code, lo inquadrate col cellulare, vi porta ad una pagina di aiuto. Qui, come vedete, c'è un altro errore di traduzione, percentuale product name, dovrebbe farvi vedere i companion touch, suppongo. Voglio vedere se anche questo errore di traduzione, perché poi ripeto, è soltanto un problema di testo, niente di che, però diciamocele, se io avessi speso 1200 euro, mi piacerebbe che le traduzioni fossero corrette, chiusa parentesi. E questo lo dovevo dire, mi spiace Moulinex, ma insomma. Ed infine, modalità di standby, ovvero lui va in standby da solo dopo un po' che lo lasciate acceso. Non ho ancora guardato, mea culpa, il manuale per vedere se c'è scritto e non avevo voglia di star qua a vedere se ci mette 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora. Così a occhio direi che dopo un 10 minuti, quarto d'ora va in stand by da solo. Chiaramente quando avete finito di cucinare, per evitare di mantenere il display acceso e consumare, ci cliccate sopra e lui va in stand by. Quindi giro delle funzioni, lo abbiamo fatto tutto. Prossimo video facciamo magari un'introduzione all'app e poi una ricetta.
Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non volete perdere la serie. Io comunque ho creato una playlist che ho chiamato Companion Touch, quindi sul canale qui YouTube eventualmente potete poi mettere i video, trovate i video già in ordine e li potete visualizzare in sequenza. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti da Nonna Stefania. Ciao ciao!